Albano annuncia la sua ultima partecipazione a Sanremo 2025 come solista, smentendo il ritorno con Romina Power e promettendo un finale indimenticabile al festival. Albano ha deciso di concludere la sua storia con il Festival di Sanremo con un'ultima partecipazione da solista. Durante un'intervista a Verissimo, ha rivelato che l'edizione del 2025 potrebbe essere la sua ultima volta in gara sul palco dell'Ariston. Dopo ben 15 partecipazioni, Albano intende tornare per chiudere in bellezza e battere ogni record di presenze al festival. Un finale da solista.L'artista ha spiegato che il suo obiettivo è quello di prendere parte al festival senza Romina Power, smentendo così i rumors che parlavano di una possibile partecipazione in coppia. Albano ha messo subito le cose in chiaro: voglio chiudere da solo, dimostrando di essere pronto a vivere questo momento in modo indipendente, senza legami con il passato artistico condiviso con la sua storica partner. Un messaggio chiaro a Carlo Conti. Durante l'intervista, Albano ha anche lasciato intendere di essere aperto a un'eventuale chiamata dal direttore artistico, Carlo Conti, che avrebbe desiderato riunire la coppia sul palco. Tuttavia, la volontà di Albano è chiara: l'ultimo Sanremo sarà solo suo. Se mi chiamano, rispondo sempre, ha aggiunto, lasciando comunque una porta aperta. La sua carriera sanremese ha avuto inizio nel 1968, e con questa ultima apparizione, Albano supererebbe artisti iconici come Milva, Peppino Di Capri e Toto Cutugno, stabilendo un nuovo record di partecipazioni al festival. Niente ritorno con Romina. Albano ha anche confermato che Romina Power non sarà al suo fianco per questa nuova avventura. Nonostante il successo che la coppia ha avuto in passato, vincendo il festival nel 1984 con Ci sarà, questa volta Albano vuole affrontare il palco in solitaria, dimostrando di poter brillare ancora una volta da solo, in un'edizione che potrebbe segnare la chiusura di un importante capitolo della sua carriera.